Ciao ragazzi, io sono Fab Linker e oggi siamo qui con il nostro Barcellona. Carriera che sta prendendo forme alquanto strane, con Pirlo convocato a fare, richiesto a fare l'allenatore dell'Italia, quando in realtà sta fallendo miseramente perché abbiamo 0 punti in 5 partite giocate. Quindi vai a capire la motivazione. Oggi abbiamo una sfida molto importante con il Cadice, che sta sedicesimo e che lotta per la retrocessione. Di conseguenza, questo cosa vuol dire? Che abbiamo una grande possibilità. Allora, Crespo è stanco, Murphy va bene, Granero è stanco, va bene, ci tocca giocare con Granero, Castro è stanco, non abbiamo esterni. Non abbiamo esterni e questa cosa è parecchio grave, molto grave, ma va bene così. Allora, andiamo a giocarci questa partita molto, ma molto importante. Riusciremo a conquistare i nostri È tra i primi protagonisti 3 annunciati del punti? match. Debutta Non lo l'attaccante con so, questa maglia però me così lo speciale. auguro Sono gli ultimi istanti in cui il Barcellona tantissimo. potrà Tra l'altro, raggiungere abbiamo il qualche debutto di match. qualche Tutto accade primavera, poi per sulle frequenze esempio di Luna. Sky Sports. Pochi istanti E ancora per Castagnada, o come decidere si se chiamano, non mi Sky ricordo più. Però, Sports ha deciso di insomma, abbiamo lasciare qualche sotto molto un buon debuttino rendimento che da parte di potrebbe Shaq, essere Cristaldo interessante. e ovviamente Ragazzi, di Lele Adani. Appuntamento da non perdere con il vi prego, su. Facciamo Santander, non ha sbagliato qualche domani. punticino, vi Non sembrano prego. mancare le emozioni oggi a giudicare Bravo, dalla formazione Granero. in campo. Quella L'hai di oggi si visto? prospetta una partita piena di emozioni Nah, ieri. Ma se l'hai riusciremo visto a male. rivederla dalla Bravo posizione a FIFA. privilegiata della cabina di commento, la renderà ancora più memorabile. Non Qualcuno che mi sembrano mancare sovrappone? Bravo, Uxio. Vediamo cosa inventa ora. No! Qui nell'interrompere tutto. Per poco non ci è arrivato. Mannaggia, per pochissimo, veramente. Calma. Oggi, Ivan Aleko. obiettivo non prendere gol. Ecco. Occhio a Negredo e trova lo spazio Appunto, nuovo Cristaldo appunto. davanti. Obiettivo non prendere gol e Cristaldo al subito volo. il Cadice Perfetta segna. Vabbè, localizzazione per ragazzi. colpirlo da fuori, Oh. impegnando in dura difesa con questo lancio È fuori. devastante, Tenuto è fermo con devastante l'esecuzione del palo. questa carriera è Può dire devastante, che forse veramente questa sarà devastante, l'ultima. non so se ne usciremo vivi. Penso Ed ecco dunque arrivato il primo gol del che Barcellona sarà in Serie A. complicato fare qualcosa di buono. E spero che non ci mandino via, più che Riconquista il altro, pallone con un buon intervento. perché quello mi preoccupa di più, non tanto dover essere retrocesso, magari queste cose, anche perché ci potrebbe stare, Ivan Aleko. visto la squadra. Cristaldo Però, più che Berti. altro, la cosa che mi preme di più è non farmi Rimette questo cacciare. pallone. Passò il pallone, spazza via. Anche perché con una squadra così, cosa pretendono? Niente, spero. Vediamo cosa fa ora. Cioè, neanche un Intervento mago rapido e riuscirebbe a coeso. fare tanti punti con una squadra del genere. Dai, Castro. Sei troppo lento, Castro. Però c'è Murphy. Però c'è Si Murphy. mette sulla traiettoria, Niente, passò il Murphy pallone. non ci arriva. Portiere cosa fa? Portiere? C'è il rinvio lungo del portiere. Niente, Granero non ci Incredibile arriva, l'azione di neanche questa lui. sfida. Sicuramente il debutto di questo ragazzo fin dal primo minuto. Immaginiamo la sua emozione. Non ci avrà dormito la Aia. notte, sicuro. È normale essere agitati prima di una No, partita. A Ribero va 42 anni, vuoto. figuriamoci ad un sedicenne al suo esordio da titolare con la Vanno tutti a professionale. vuoto. I compagni dovranno essere Ragazzi? bravi a metterlo in aria per attenzione. Fanno quello che gli Rimette pare palla. questi Portiere comunque, in supera area di il rigore, pallone non vorrei all'uscio. dire, ma Ha passato la sara di stiamo destra. difendendo veramente da Cross. vomito e non è una cosa molto Corner positiva. a tutto corto. Può giocare 16 metri. Calma. Bravo. Negredo. Deviazione Mamma mia. Sarà determinante. Era il posto giusto al momento giusto. impossibile. Auxio. Auxio. Niente, Intercetta Auxio. bene qui nella tre quarti avversaria. Che Mamma mia, il tocco del portiere. portiere. Uxio dorme, Uxio dorme. Aiuto. Occhio al tiro della bandierina. Calcio Deviazione d'angolo ancora. providenziale che evita un Ancora il autogol. Cadice che Il corner è spinge. arrivato al termine di una pressione insistente. I tifosi apprezzano, vedremo come lo sfrutteranno. Bravi. Oh, Intervento così così per bravo l'azione Castro. pericolosa. Oh, raga. Raga. Intercetta Niente. il passaggio e riparte. Sbaglia il passaggio, Castro. Oh, qualcuno? Dai, bello!
Ma porca trota, bello. Anche tu. Niente. Ribeiro sbaglia tutto. Sbaglia tutto. Tutto, tutto. Vai, Granero. Bravi. Dai. Non c'è nessuno però. Come sempre. Mamma mia, come giochiamo male. Sono veramente scarsi i miei giocatori. Ma tanto scarsi. Si affidano alla circolazione di palla, tiki taka per creare gli spazi. Palla gol questa. Bravo Sbaglia Alfonsino, dai. Forse direttamente e sventa il pericolo. il migliore della squadra Alfonsino, Bravo come Messi. overall sicuramente sì. No, Palla nuova però giocata di Rocas. rigore. Questi errori anche no, Non ci siamo. Occhio a Niente, Negredo. Frifa viene Palla dentro saltato come l'area. se fosse un birillo. Bravo Recupera bello. palla con un ottimo contrasto. Dai. Granero. Dai, dai ragazzi, su. Dai, Granero. Bravo. Rientri davanti a sé, attenzione. Oh. Il tocco sul L'opportunità della vita. pallone. Niente. Allontana, Non ci arriva passa il pallone. nessuno. Vai, Castagneda. Niente, troppo lento, Castagneda. Bravo, Fonsino. Tempestivo del difensore che intercetta il Se passaggio. fossero tutti come Alfonsino bello, le vinceremo tutte, forse. No, scherzo, però. Oh, devi fare un passaggio. Niente, non c'è riuscito a fare un passaggio. Siamo lenti, abbiamo poco fisico, non abbiamo Occhio niente. a Negredo. Murato Mamma dall'intervento mia, della il portiere, difesa. cosa. Ecco il Mamma mia, il gol che ha portiere. rete dei più Mamma lunghi. mia, il Ecco il portiere, gol della ragazzi. tranquillità. No, ragazzi, Bravissimo Marco, non ci ricordati che siamo. tutta la Mi cattiveria del dispiace, mondo ma non ti non giudica. ci siamo per niente. Stiamo a giocare veramente in una maniera che mi viene il vomito solo a pensarci. Graniero è stanco. Santos, so che non è il tuo ruolo, ma non so cosa dirti. Poi, Andrade. È veloce Andrade? Ma quando mai? Mamma mia. Mamma mia. Abbiamo una squadra distrutta. Crespo, Crespo, dai, Fammi un golettino, C'è Crespo. il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Ti prego. Dai, su. Mamma mia, Alfonso, dov'hai? Dov'hai, Alfonso? Madre Ivaralenko. santissima. Ci serve qualche innesto, ragazzi, Superata di la linea. caratura elevata, se no è un Palla bordello, ancora se no è un Alfonso. bordello, se no è un Rientra bordello. l'attacco e adesso sembra davvero notte Ne fonda prendiamo per da gli tutte le abruzzesi. parti, io non so cosa fare. Ogni Partita buco è che non buono ci vedeva per mai una farci figura dare così nel culo. precisa. E non è una bella cosa questa. Abbiamo una difesa che soffre di problemi evidenti. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Mamma mia, anche te Alfonso Abbiamo ti ci fatto in tempo a metti, parlare per notarsi il pallone. non usciamo più, Primera divisione spagnola di scena sugli ATV nel prossimo match. Incrocio a distanza tra No, Cadice comunque e Rayo ragazzi, Vallecano. è Beh, entrambi hanno giocatori una con notevole sfida forse un valore po' fisico al momento. troppo È pronto un potente, calcio veloce, questa, devono essere garanzia di spettacolo. leggermente. Ma io non mollo, però insomma, oggettivamente sarà difficile, Pensa alla se sfida non corta del impossibile. compagno. Bravo Frifa, Pronto per la prima, bravissimo, dai, Castro. dai. Dai Sembra ragazzi, su. arrivare il Fare momento del cambio. 3 gol so che è impossibile. Calcio Però, d'angolo battuto, palla in almeno mezzo. giocare decentemente. Da Inizia uscirne in l'arbitro maniera. sulla segnalazione dell'assistente. Ah, ok. Tentativo di Da rimettersi in uscirne in gioco, maniera ma pallone dignitosa fuori. sarebbe una Cadice bella sbaglia il cosa, passaggio, Pier. Visto che non vorrei prendere 7 gol dal Cadice. Se è possibile. Bravo bello. Crespo. Giocare 16 metri. Occhio al tocco interessante. Mamma mia, mamma mia. Comunque Ottimo intervento senza fallo. Crespo è il migliore,
È paradossale. Un 46. È il migliore. Uxio. Sei un po' lento, eh. Uxio. Niente, Uxio dorme. Niente, Alfonso si fa superare in maniera netta. Allora, io farei un cambio modulo. Nei commenti mi hanno suggerito questo cambio modulo. Mettere due attaccanti. Allora, due attaccanti. Dov'è un 4-4-2, ragazzi? Ecco. Però con le ali, ok. Mettiamo due attaccanti. Vediamo cosa ne esce. Vediamo un po'. Vediamo se Luna è un CDC. Vabbè. Vabbè, Luna, ti abitui, eh. Voglio vedere un attimo lo schema. Se cambia qualcosa in meglio o in peggio. Perché me l'hanno consigliato e proviamo. Magari troviamo il punto di svolta. Bravo Rojas, dai Santos. Sì, ma se nessuno mi parte, porcaccia miseria, Santos. Niente, rigore? Grazie. Un rigore. Bene. Rojas. Allora niente. Allora... è una maledizione sto campionato, ragazzi. Niente. Oh, veramente. È una maledizione incredibile questo campionato. Io non so più cosa dire. Non so più cosa dire. Manco i rigori riusciamo a fare, manco i rigori. Questo fa capire tante cose. Azione da seguire. Mamma mia. Mamma mia. L'allenatore sta per mandare in campo. Abbiamo un po' rischiato leggermente. Alfonsino. Siamo entrati nell'ultimo quarto. Bravo Santos. Sì, però Santos mio, i passaggi. No, ci facciamo troppo superare in maniera semplice in difesa, eh. Può battere a rete. Siamo messi troppo male in difesa, ragazzi. Intervento decisivo. Bravo Enrique Iglesias, che non ti avevo ancora visto oggi, però bravissimo. Castagnedda. Spingi. Niente, non spinge. Cioè spinge ma non spinge. No, Castagnedda. Attenti. Giocano col cronometro attraverso una fitta di passaggi per far innervosire gli avversari e magari per farli scoprire. Forse con due attaccanti si gioca un pochino meglio. Non lo so. Certo che comunque ho... Mamma mia, in difesa come siamo scarsi. Anche lo stesso Bello non è così forte in difesa, eh. Ne sbaglia di cose. Tipo qui ne ha sbagliato un botto. Guarda qui. Cioè... E il Manchester che ti voleva. Che sei fumato il Manchester United. Per volerti comprare allo stato attuale. Che sei fumato. Boh, vabbè. Vai capì che sei fumato il Manchester. Allora buona, poco ma sicuro per farsi questi allucinogeni, queste allucinazioni. E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti. Mamma mia. Sarà un macello. Fuori gioco? Nemmeno fuori gioco? Ma raga, nemmeno fuori gioco però. Cioè, era da solo. Neanche fuori gioco. 4-0. Wow. Equilibrata, molto equilibrata. Bello che salta. Sì, salta pure ancora un po'. Abbiamo fatto 3 tiri in porta. Intervista dopo partita. Vi cavo il volume così almeno non morite con il rumore del diavolo, che sentirò solamente io chiaramente. E mi ucciderò i timpani
Per voi? Ecco appunto. Non l'hanno ancora sistemato, eh. Cioè, è una roba incredibile. È uscito da 2 settimane, se non di più, il gioco, ancora non l'hanno sistemato. Io non so cosa dire. Non so cosa dire. Allora. Ok. Sì. Chiudiamo qui perché sennò io mi assordo. Allora, Luna, un sogno che si avvera, ha capito, però cresciamo, Luna, cresciamo che qua non ha bisogno. Allora, moduli. Facciamo questo cambio? Sto pensando a come farlo. Ecco, così potrebbe essere interessante con Crespo e Murphy. Poi qua ci mettiamo. Dov'è Iglesias? È il tuo ruolo, Rocas, ok. Granero, Castro e Luna. Poi Bello, Rodriguez, Acosta, ok. Facciamo questo cambio per la prossima partita. Vediamo cosa ne viene fuori, se qualcosa di meglio. Simuliamo tutto intanto. Se qualcosa di meglio oppure no. Scadenza, invio, convocazione. Vabbè, chi se ne frega, poi ci penseremo. Ok, contro il Levante. Noi siamo ultimi. Cioè, noi siamo ultimi, ragazzi. Ci rendiamo conto? Allora, andiamo a giocarla. Aiuto, ho paura. Ho molta paura. Finché i giocatori non crescono, L'ennesimo appuntamento con sarà la squadra complicato giallorossa vincere una sembra partita migliore il tifoso di turno, pulita. come sempre in diretta qui sulla Allora, trasmissione di EA adesso mi Sports. impegno al Le massimo, velocità delle ragazzi. Per Canarie vi augurano buon divertimento, vi invitano a vincere rimanere questa alle canne. partita. Anche Appuntamento se ormai mortale con la Liga Santander, non andate via, mi è finito il raccomando. campionato, siamo ancora qui. Partita che Dobbiamo promette di regalare emozioni vincere la prima intense alla partita, dobbiamo squadra. vincere noi. Quella di oggi si Vabbè. profila una Che partita piena di emozioni, tristezza. piena e Questa è la settima, sicuramente io non la vorrei dire, ma. posizione privilegiata della cabina di commento la renderà ancora più memorabile. Non sto più nella pelle. Dai. Ok. Prova a piazzare. Primo Grande tiro rete fatto, dai. Oscar Fernandez. Il primo corner Granero. del match è salutato Per con tutto il Rocas. pubblico. Sanno che ci sarà da soffrire oggi contro un Crespo. avversario che sulla carta è superiore. Attenzione al Crespo. portiere. Attenzione. Palla in area di rigore. Bravo Murphy, però la palla Iglesias va fuori. sfiora qui la La palla traversa. purtroppo va L'ha fuori. rimediata bene. Ha esagerato Dai. solo leggermente il L'inizio è fallo. convincente, molto convincente, però bisogna continuare così, se Padroni di no casa che stanno facendo una gran fatica serve a davanti al poco. gol. Loro Magari questo hanno modulo l'idea della funziona di più, me chiusura del campionato. lo C'è auguro, perché ancora se del no lavoro da risolvere nel si è andata a rientro della squadra capo. di casa. Sono fanalino di coda per gol segnati. Attaccanti che sembrano Mi destinati sembrava a il più giocare. equilibrato come difesa-attacco, Posizione buona per il cross. eh. Bravo Rodriguez. Diventa qui la minaccia. Bravo Ux, dai. Murphy. Per Granero. Ha spazio per andare. Cross al centro. Ci ho Palla provato. lontana. Tiene a bada No, l'avversario con Luna, il fisico. cosa fai? Come salti, Luna? Calma, teniamoli. No, bello. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Attenzione perché questa può essere l'azione che va a Mamma mia, cosa ha risultato. parato il E portiere. risulta il portiere Cosa ha Pavel parato il Rodriguez ha segnato portiere. un gol. Un Abbiamo intervento rischiato qui, clamoroso eh. sfoderà. Parecchio. Molti avrebbero preso gol da quel Sì, tiro. però ragazzi, Palla della gara. siete in due, in due, in due su Hanno questo. sfruttato questo calcio Perché d'angolo nessuno perfetto, marca? trovando il gol come dimostrano le immagini. Colpo di testa che infila Perché oltre il nessuno pallone. marca? Anzi, in tre. C'era pure Bello sulla linea che guarda la palla e va indietro perché ha paura. Cioè, veramente. Hanno aperto le Che marcature. brutta Questo gol fa visione. 1-0. Che brutta visione, ragazzi. Come giochiamo male. Dai. Dai, Avanzano nella ragazzi, raccolta su. avversaria.
Ragioniamo, ragioniamo. L'hai visto? L'hai visto? No, l'hai visto male. Sei cieco. L'hai visto molto male. No, niente da fare, eh. Non riusciamo a rubar palla. Non è tanto l'attacco il problema, perché comunque l'attacco sì è un problema, perché segniamo veramente niente, però più che altro la difesa, mamma mia, che è qualcosa di inguardabile, oggettivamente veramente scarsa la nostra difesa, con tutto il bene che si può volere, però veramente imbarazzante. Io provo a difendere, ma è difficilissimo difendere in questa maniera. Scendono il fraseggio, forse dovrebbero alzare un po' i ritmi se Bravi. vogliono tornare Vabbè, avanti. però che passaggio del Menga però, raga, cioè che passaggio è? A Sotto il portiere che spezza la palla sul coso? palo. Ti pare un passaggio questo? Fin qui non c'è stato un grande possesso palla da parte della formazione ospite. Numeri che dimostrano come alla fine nel calcio sia importante analizzare bene dati e statistiche. Ok il possesso, ok la gestione della palla, l'importante Afonso però niente, Afonso è come se non ci fosse in difesa, io non so trovare un compagno più perché. grande. No, Rozier, ragazzi, non ci siamo. potente, Non ci siamo. risultato del più 2, vantaggio che comincia a farsi Non importante. ci siamo. Non ci siamo. Non ci siamo. Sto pensando Sotto quasi di invece che Afonso chiudere di l'attacco, trasformarlo in Rudiger esterno. 0. Per me rende di più esterno, Alfonso. Sapete che vi dico? La butto lì, eh. Alfonso esterno. Potrebbe essere più bravo. Perché la difesa è imbarazzante. Qualcosa di inguardabile. Si affidano al possesso per costringere la difesa a scoprirsi. Sembra No, una palla davvero Crespo. pericolosa. Crespo mio. Ruben Besso. Tengono saldamente in mano il possesso palla, limitandosi a farla girare nella propria Ma era mezzala. sempre fuori il gioco. Cioè fuori ruolo. Roger. Occhio Sì, vabbè, d'angolo. ma Occhio che è? d'angolo. Yoga Bonito in mezzo alla difesa avversaria? Tirato Cioè, alla grande il abbiamo portiere. delle statue, ragazzi, delle Indipendentemente dal statue. Io non risultato, so più che siamo cazzo molto migliori farci. del primo tempo. Su. Questi Ci sarà un giocano cambiamento. Indica il quarto come se uomo. fossero chissà dove, nel campetto sotto casa. Noi facciamo fatica a fare un Roger. passaggio dritto. Fischia No, vabbè, l'arbitro, sarà non saltato ci il siamo, non ci 45. siamo. Non ci siamo, non ci siamo, assolutamente no, assolutamente no. Allora, bello qui. Adesso sono curioso di mettere bello lì, però non c'ho. Però non c'ho quello che fa il ruolo, quindi. Perché Rocca se fuori ruolo? Che fuori ruolo, Rocas? Allora. Niente, lasciamo così, tanto sto facendo schifo, quindi. Cosa cambio sul 3-0? Altra partita buttata nel patume. Primo tempo cambierà il canovaccio della gara. Dai ragazzi, un gol riusciamo a farlo? Sarebbe un segnale. Che siamo ancora vivi un pochettino, eh. Dai, qua veramente manca il gol, riusciamo a fare. Bravo qui a L'unico che mettersi ci in prova è difesa per il Crespo. passaggio. Che è un 46 overall, eh. No. Assuma dunque l'azione d'attacco. Roger. Ma quale Palla sotto che fallo? concede una Ma punizione io davvero invidiabile. non ho parole. Un fallo che non c'era per niente, per niente. Ora soluzione Vabbè. interessante, ma grande sicurezza da parte Almeno del questa è portiere. parata Costa, bravo. Il grande calcio non si ferma, questo è il prossimo match che potrete seguire sempre qui sulle frequenze di EA TV. Due grandi squadre stanno bene in campo, si vede la mano del tecnico. È un piacere vederle Cosa fa giocare. Io Murphy? non Perché mancherò va mai. avanti? Ho
Ho cliccato il passaggio, va avanti, dove vai? Niente. Pure Uxio, veramente, terzino incapace di intendere di volere. Dai Castro. Bravo Murphy, ottimo cambio di gioco. Alfonso. Per Murphy, niente. Granero. Oh, non riusciamo a segnare, eh. È incredibile. Ma è un fallo. Uxio. Bravo Frifa. Bravo una sega, bravo. Alfonso, dove sei? Mamma mia. Alfonso, sempre la tua fascia, sempre la tua. Io non so cosa dirti ormai. E dovresti essere più forte della squadra. Andate tutti a quel paese, andate. Tutti a quel paese, ragazzi. 4-0 anche oggi. Io non ne posso più. E Pirlo va ad allenare l'Italia con questi risultati fenomenali. Che gioco imbarazzante. Come fa a arrivarmi l'offerta dell'Italia con questi risultati, ragazzi? Cioè, a parte gli scherzi. Come si fa? Vai, vai Granero, niente. Speravo ci mettesse un po' più di velocità in corsa verso la porta, invece no. Si è fermato prima. Bravo Frifa. Oh, Crespo. Vaffanculo. Loro recuperano sempre i palloni. Noi, i nostri, proprio, mamma mia, sono addormentati. Bravi. Bravi. Granero. Niente. Non sa da fa. Come Quando faremo un gol sarà la festa nazionale. usa bene il fisico qui. No. Peccato, peccato. Dai, Castro, devi partire. Cosa mi guardi? Non sono bello. Non sono una figa. Santo Dio. Guarda, cosa guarda? Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Si mette bene sulla traiettoria qui. Ha provato a spazzare, ma non è finita. Allontana la minaccia. La cosa buona è che siamo stati un po' più bravi in attacco. Forse con due è la soluzione più adatta. Peccato Crespo è forte. Crespo è molto forte, mi piace molto come giocatore. Può crescere molto. Con i giusti giocatori a fianco può crescere molto. Al momento la squadra è quello che è. Quindi anche lui non può rendere più di tanto, purtroppo. Allora, altro 4-0. Stavolta contro il Levante. Niente, non ha. Comunque abbiamo giocato un pochino meglio. Aspetta che vi cavo il volume. Ok, così anche stavolta non morire. Muoio io per voi, giustamente. Che poi stavolta si sente la musica in sottofondo, però, cioè, continua a esserci quel rumore. Reagiremo, reagiremo.
hanno meritato, giustamente, che gli vuoi dire? Allora, bene, che questa è andata, mamma mia. Acosta, ma cosa cazzo stai dicendo? Ehi, mister, le cose stanno andando molto bene per noi ultimamente. E benissimo. Sa quando ci tengo a giocare con lei. Per lei e per questo club. Mi chiedevo dunque se non fosse il momento giusto per parlare del rinnovo del mio contratto. Acosta, stiamo a fa schifo. Siamo ultimi in classifica. Stiamo in Serie B. Ne riparleremo. Sì, Acosta. Un giorno ne riparleremo. Io e te, da veri uomini. Io veramente. Ragazzi, non c'ho parole. Non c'ho parole. Non c'ho parole. Turnover completo. Per giocare sta partita inutile come il demonio. Vai. Mettiamo tutti quelli che non giocano mai. Che ce frega. Ma sì. Mettiamo Romero qui. Kerr. Visser. Valor e Marcos. E Badiani in porta. Così la stanchezza arriva loro e non mi interessa a me. Cioè, non voglio avere i giocatori stanchi. Solo 2-0. Tanto rigore sbagliato di Andrade. Vabbè. Cioè, perdiamo solo 2-0 con Liverpool con le riserve. Poi perdiamo 4-0. Perché sta aumentando il punteggio fiducia? Per quale cazzo di motivo? Ma perché? Non ha senso. Non ha senso. Ehi, mister, so che la gente non fa che parlare, ma puoi fare ancora meglio, Vacek. Mister, voglio ringraziarla. Mi interessava la tua prestazione. Ma qual è il nostro UEFA Champions League? Raggiungi la fase gironi. La Liga evita la retrocessione. Sicuramente. Allora, non ce la faremo mai. Ah, beh. Evita la retrocessione è molto bassa come priorità. Siamo salvi, forse. Forse. Andiamo avanti, va? Che forse è meglio. Devo. Sì, devo. Un attimo, un attimo. Cioè. Allora. Facciamo i seri. Cioè, senza Chiellini dove andiamo? Con tutto il bene, eh. Col cavolo che vado via senza Chiellini. Cioè, stiamo scherzando? Non scherziamo. Grifo? Ma quale grifo? Su, non diciamo stronzate. Dov'è grifo? Dov'è? Mettiamoci in bella. E Sharab invecchiato. Poi. Posto di Gollini. E mi porto dietro Buffon. Visto che è il mio giocatore che amo dell'Italia, che adesso non c'è più nell'Italia, però Del Piero Buffon, altra classe. E Moise Kean lo lasciamo qua a piedi? Abbiamo solo due attaccanti. Ok, vabbè. Comunica rosa. E va bene così. Ho reso conto mensile squadra primavera. Saavedra sta crescendo poco. No, diciamo che non è. Cediamolo. Morales sta crescendo un botto, veramente. Buono Morales. Escobar sta crescendo nel suo piccolo. Oh, gli osservatori sono arrivati. Santi Lozano, no. Santiago Muñoz. Ma. No. No. Marciante, mi piace. Romero, no. Questo Gabriel Paz, non male. Aggiornamento mensile. Carrasco, no. Navarrete, no. Fuentes, no. Calderon, no. Alberto Ruiz, no. Oh, ma uno ce n'è buono. Asetin, che stai a fare in Spagna? La gita delle scuole? Cioè, non ce n'è uno buono. Asetin, che cavolo. Vabbè. Diciamo che Asetin si sta a fare una cittadella. Ma Marciante, 54 con un gran potenziale.
Interessante, interessante, lo promuoviamo in prima squadra. Direi che ci può fare. Allora, vediamo un po'. Dove sei, Marciante? È un CC 54, Roca sei più forte, quindi al momento magari sta in panchina. E lo mettiamo a posto. Ma anche Romero? Anche Romero è giovane di Andrade. Anzi, che dobbiamo fare anche i suoi allenamenti. Se no non cresce. Dove sei? Allora, vediamo un po' piano di crescita. Cosa fai prima a fare? Questo qui. Ma gli altri, come questi piani di crescita? Stanno andando bene? Come stanno andando? Ma cosa? 34 anni a Costa? Ma perché? È vecchissimo. Ecco, facciamo un po' di piani di crescita. Mi sa che sono un po' sfasati, eh. 15 va bene. Uxio. Ci mette un botto, Uxio. Ci metti troppo. Boh. Ribeiro. No, sembrano fatti bene i piani di crescita. Vabbè, questo ci mette 34 anni. No, no, sembrano fatti bene. Allora, la prossima volta, che vuoi, Marciante? Sì, va bene, ho fiducia in te. Ma poi quando è che ti ho dato la possibilità di partire titolare? Quando è che te l'ho data questa possibilità? Siamo contro l'Atletico Madrid, partita molto semplice sulla... Aiuto, salvatemi. Atletico Madrid, poi abbiamo l'Italia che simuleremo e abbiamo il Valencia, due partite molto semplici, poi il Real Madrid, giustamente. Insomma, un campionato che sta andando liscio come l'olio. Ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Sperando di non morire prima. Ciao!